cari, oggi con me Mr. Hulk, benvenuto a Famiglia Auguri di Natale. Io faccio gli auguri a voi insieme a Mr. Hulk per un buon 2016, o meglio, Natale 2016. Oggi sono in compagnia di BeQuil che ci presenta un nuovissimo TV box a basso costo. Siamo sotto i 40 € in offerta su Amazon.it, più grande store del mondo, che ci offre alcune scontistiche a seconda delle settimane. Ormai il mercato di questi TV box è in fortissima espansione. Tutti li utilizzano per avere tanti programmi, tante app da poter utilizzare sia sui vecchi TV sia direttamente sugli smart TV. In questo caso, questo qui è un pochettino dedicato maggiormente ai smart TV perché ha l'uscita HDMI direttamente, ma vediamo insieme dalla scatola cosa esce. Il nostro X8T, il nostro BeQuil TV Box. Abbiamo il telecomando che a poco serve perché consigliano sempre, anzi io consiglio sempre di utilizzare una tastiera sia Bluetooth sia Wi-Fi, ma ne parliamo tra un pochissimo. Andiamo a vedere un po' all'interno della confezione cosa esce. Abbiamo il nostro cavetto HDMI che non ho meno scartato perché tanto ne ho tantissimi. Molto comodo perché ti consente di collegare direttamente il TV Box appena arriva a casa. Arriva Babbo Natale, aprite, mettete direttamente al TV e iniziate a giocare, a vedere film e a fare tantissime altre cose, anche a navigare. Abbiamo anche l'alimentatore direttamente con spinotto proprietario che va collegato direttamente nella parte posteriore qui, vedete, molto semplice. Abbiamo anche ovviamente un manuale di istruzioni che a poco serve perché ci sono alcune indicazioni, un pochettino ci danno indicazioni del prodotto, mancano alcuni cavi che sono indicati nel libretto, quindi non vi preoccupate, parlo del cavo composito che a poco serve perché questo è votato principalmente per la Smart TV. Ricordate, non ha l'uscita composita, ma ha direttamente, vediamo un attimino, audio, ha direttamente l'audio SPDIF, quindi digitale al 100%, ci consente di collegare direttamente il nostro TV Box direttamente con l'impianto Hi-Fi Surround. Questa ovviamente è la prima apertura, poi faremo un test, riprenderemo il video. Ecco qui che andiamo insieme ad esplorare il nostro BeQuil, cosa molto 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 importante. Ha il supporto per le micro SD card, le schedine piccoline, eccole qua, quelle che avete nel telefonino, in questo caso una 32 GB classe 10, cosa che non c'è sul libretto, vi spiego bene, inserirla lateralmente qua, si vede pochissimo, è poco indicato, non ne parla il libretto, ma va inserita in questo modo qua, vedete, con i tastini, con i connettori nella parte superiore, mi raccomando, non rompetela assolutamente, io ci ho messo un pochettino per capire, scusate la diretta, si inserisce direttamente così, in questo modo qua, vedete. Fa direttamente lo scatto in modo che non lo rompete e avete già il supporto per la micro SD. Io qui sopra ci ho messo un film HD, qualche foto e qualche traccia musicale FLAC. Poi vi spiego di cosa sto parlando. Nella parte posteriore troviamo SPDIF, come vi dicevo, due ingressi USB per poter collegare un'espansione di memoria, ingresso di rete cablata 1100, HDMI che abbiamo visto il cavo e alimentazione. Voglio ricordare che questo prodotto monta un processore quad core molto performante da 2 GHz, parliamo di un quad core ARM Cortex, ormai montano tutti quanti gli A53, una GPU grafica Mali con una configurazione un po' particolare, qua la Mali 450 pentacore, 5 core, 700 MHz, 750 MHz con una configurazione DVFS che dovrebbe dare un pochettino di spunto in più di potenza. Andiamo a vedere anche la memoria RAM, in questo caso veramente si sono mantenuti bassi per tenere i prezzi bassi, parliamo di un solo gigabyte di memoria DDR3 che dovrebbe consentire a questo processore insieme alla GPU Mali di farlo funzionare più che bene. Unica cosa, unica nota dolente, devo dire la verità, solo 8 giga di memoria di massa che però viene superato dal fatto che si può espandere direttamente con le USB e con la scheda di memoria, con una bella scheda da 64 addirittura da 128, ma ricordo che alcune app di Android non si possono proprio spostare tranne dei trucchetti. 6.0 il sistema Android, quindi ultimissima versione. Parliamo anche di rete 1100, supporto per il Wi-Fi e abbiamo anche il supporto per il Bluetooth. Molto importante perché ci consente di poter collegare tastiera e mouse Bluetooth in 2 secondi. Ma se vogliamo utilizzare la tastiera Wi-Fi che avete a casa, benissimo, potete farlo direttamente attivando un dongle. Vi faccio vedere un attimino. In questo caso una tastiera che utilizzerò per il test. Una Trust molto economica, questa qui funziona wifi attraverso il wifi, bisogna però collegare direttamente il ricevitore wifi direttamente sulla nostra TV box. Ecco qua, in questo modo qua, in questo modo potete utilizzare
la tastiera con il mouse, diciamo il mouse, ma in questo caso c'è un trackball direttamente, una che funziona più che bene. Allora ragazzi, vorrei fare un piccolo test per vedere un pochettino come funziona e vorrei far vedere come funziona questo prodotto. Vediamo direttamente sulla TV, iniziate, continuate a seguirmi e dopo parleremo di altri aspetti di questo TVBox X8. Allora, carissimi amici, ho provveduto direttamente a montare il nostro TVBox X8T. Voglio ricordare che utilizzerò una tastiera Trust che funge anche da mouse attraverso questo trackball e abbiamo anche il telecomando per eventualmente attivare qualche opzione speciale. Nella parte posteriore mi sono già premunito per il collegamento direttamente del dongle per collegare direttamente la nostra tastiera, ingresso di rete, HDMI e alimentazione. Voglio ricordare una cosa: il sistema wifi, ho avuto modo un pochettino di testarlo, funziona molto bene, devo dire la verità, non troppo per la trasmissione via wifi senza un ripetitore di rete. Per quanto riguarda i video con flussi HD 1080p, voglio ricordare che questo, diciamo, questo TVBox legge anche i formati 4K, cosa molto importante, ma altrettanto importante il collegamento direttamente cablata, che io consiglio sempre direttamente di collegare la rete cablata e automaticamente disabiliterà l'ingresso, o meglio il collegamento wifi. Se volete collegare direttamente wifi, basta staccare direttamente il cavo di rete. Ricordo che i flussi 4K sono contenuti all'interno di questo Smartbox TV, perché come primo inizio ho visto che è molto molto fluido, quindi andiamo a vedere un pochettino quelle che sono le caratteristiche essenziali di questo TVBox X8T. Ecco, amici, come si presenta la nostra interfaccia del nostro TVBox, vi faccio vedere un pochettino per quanto riguarda la fluidità abbastanza buona. Abbiamo provveduto a scaricare C+Z e anche VLC, ma vi faccio vedere un attimino. Questa è la pagina principale, andiamo un pochettino nei setting, vi faccio vedere un pochettino, andiamo direttamente a farvi vedere che il collegamento con la rete cablata già è pronto. Se vogliamo collegare wireless ci chiede di staccare la nostra rete cablata, ma andiamo anche a vedere un pochettino il Bluetooth, la possibilità di poterlo attivare e disattivare, il sistema Power over Ethernet. Andiamo anche un pochettino a selezionare direttamente anche la lingua, perché non abbiamo provveduto a selezionare la nostra lingua. Ecco qua un pochettino quelle che sono le caratteristiche di Android 6.0 per quanto riguarda l'utilizzo con lo Smart TV Box. Andiamo direttamente a settare la nostra lingua, andiamo in italiano, provvediamo direttamente a settarlo al meglio. Ecco che è partito direttamente in italiano. Andiamo anche a vedere altri settaggi che ci sono direttamente nel nostro TVBox. Vi faccio vedere un pochettino per quanto riguarda le info sul nostro, in questo caso lo chiama telefono. Abbiamo il modello X8T versione Android 6.0.1, ma andiamo a vedere anche quello per quanto riguarda quelle che sono le app preinstallate. Abbiamo Kodi, che io devo dire la verità non amo tantissimo perché bisogna smanettare un pochettino. Ho provveduto a installare VLC, faccio vedere un pochettino il funzionamento dell'interfaccia, poi sarà a voi un pochettino smanettare. Voglio ricordare che la memoria di massa di questo TVBox è di solamente 8 GB di memoria espandibile attraverso una micro SD card. Vedete, molto fluida l'interfaccia anche di Kodi, ma ripeto, io non sono un grande amante di Kodi, preferisco altri tipi di programmi, perché il TVBox lo utilizzo anche per navigare direttamente. Andiamo sul file browser, voglio ricordare che i supporti a quei musicali sono anche per quanto riguarda le FLAC che ho provveduto a installare. Abbiamo dei film direttamente installati sulla nostra scheda micro SD che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo dei fototest, vi faccio vedere un pochettino come funziona la qualità. Allora andiamo ad aprire solamente una volta la galleria. Ecco qua, la qualità è sicuramente indiscussa, la possibilità di poter collegare direttamente il vostro Smart TV Box per vedere anche un pochettino la vostra galleria fotografica, audio FLAC preso da alcune tracce direttamente con VLC, oppure andiamo direttamente in musica. VLC legge la traccia FLAC, quindi massima compatibilità. Quindi come potete vedere le tracce FLAC sono ampiamente supportate da questo TVBox, quindi potete trasformare il vostro impianto Wi-Fi, il vostro impianto 5+1 direttamente
in un impianto wifi di altissima qualità. L'utilizzo con le tacce audio FLAC, andiamo a vedere un pochettino come funziona il comparto film. In questo caso andiamo a scegliere come prima, diciamo, opzione direttamente VLC. Nella nostra home page, che voglio farvi vedere una cosa molto carina, andiamo direttamente nelle impostazioni, o meglio nelle nostre app, scendiamo direttamente con, voglio ricordarvi che è preinstallato anche Netflix oltre che Kodi, la possibilità di poter vedere i film attraverso un abbonamento annuale. Abbiamo il nostro DLC che ho provveduto a scaricare, voglio farvi vedere un pochettino il funzionamento per quanto riguarda la cosa molto carina, perché ho direttamente collegato un hard disk di rete. In questo caso vedete questo film, vecchio film degli anni 80, lo posso direttamente prendere, prelevare direttamente dalla rete e poterlo vedere direttamente. Molto interessante il funzionamento per quanto riguarda i contenuti direttamente in rete. Ho visto un pochettino l'utilizzo del nostro VLC in rete anche per vedere i nostri film e la nostra musica che abbiamo direttamente sul server. Andiamo a vedere un pochettino il comparto browser prima di chiudere la nostra recensione e vediamo un pochettino come funziona la nostra interfaccia. Molto veloce, molto rapida, vedete il funzionamento del browser è molto veloce, devo dire la verità. La possibilità della tastiera, la nostra tastiera ci consente di scendere direttamente, di fare uno scroll direttamente dalle pagine web, quindi è molto bello poter vedere direttamente internet sulla televisione. Voglio ricordare che la mia recensione è una recensione molto 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 veloce, perché voglio farvi vedere un pochettino tutto. Il tempo ovviamente non è a nostro favore. Andiamo a vedere C più Z un pochettino per avere informazioni sull'hardware del nostro sistema. Vedete, quattro processori, vi indico con la freccia, stanno funzionando questi quattro processori. Due sono spenti perché non hanno necessità. 4 ARM Cortex A53 da 1,51 GHz, anche se sulla scheda è riportato 2 GHz, Mali 450 mp. Il sistema funziona più che bene, ragazzi, quindi passiamo alla chiusura della nostra recensione. Vi ho fatto vedere un pochettino il funzionamento dell'interfaccia, abbastanza, anzi devo dire scorrevole, molto interessante, possibilità di scaricare i codi add-on. Il sistema è settato molto bene, molto bilanciato, anche se ha un solo giga di memoria di DRAM. Ragazzi, abbiamo visto un pochettino il funzionamento del nostro Dubox Bequill X8T. Insieme a Mr. Hulk voglio farvi gli auguri di Natale, approfittare di questa chiusura di recensione. Chi vuole scrivere può farlo a gianluca.attanasio@live.it, sono sempre a vostra disposizione, cerco di rispondere sempre a tutti quanti. Approfitto di questo video a tutti quelli che mi seguono sul mio canale YouTube Recensione Italia e anche sulla piattaforma Amazon. Da Gianluca Attanasio è tutto, ricordo a tutti buon anno, buon inizio d'anno, non sparate botti ma divertitevi assolutamente mangiando, bevendo gli analcolici e quant'altro. Ciao ragazzi!